È con piacere che sto con Orazio Salinas, direttore musicale degli Enti Limani, ma creatore e inventore degli Enti Limani. Allora, tre domande. Il tuo rapporto con l'Italia negli anni 70? Beh, è fortissimo. Il rapporto è, direi, di sopravvivenza per noi, perché noi eravamo esuli qui in Italia, siamo arrivati nel 73, siamo partiti per il Cile dopo 15 anni di assilio, vissuti qui a Roma. E quindi io personalmente sono arrivato che avevo 21 anni e sono partito con 38 anni, 37 anni, per cui sono cresciuto qua. Parte della mia struttura, direi, umana, anche direi creativa, si è sviluppata in questa terra, con voi, tra di voi. E quindi il rapporto è molto forte fino adesso. Noi adesso quest'anno facciamo 50 anni, e di questi 50 anni, quei 16 anni italiani sono fondamentali. E quindi non sapevo, sicuramente c'è un altro modo più profondo per rispondere, però io non posso fare a meno, noi non possiamo fare a meno di questo paese e anche del destino di questo paese. Poi quei anni lì, gli anni 70, gli anni 80, ma più che altro gli anni 70 sono stati fortissimi, con molti fenomeni anche drammatici, non solo qui, ma anche nel nostro paese. 76, 77, 78 sono anni bruttissimi che noi ricorderemo sempre come i più crudeli della repressione di Pinochet, ma anche gli anni in cui l'Italia è tutti in piazza in molte forme, diciamo, ci esprimevano un fatto di solidarietà, di essere insieme a noi, che a noi ci ha aiutato a resistere e a vivere molto bene. Quindi i 50 anni degli Enti Limani, i 40 anni del 77. Ah, sì, sì. Che rapporto c'è stato tra gli Enti Limani e il movimento del 77? Guarda, no, tra l'altro in quegli anni lì noi giravamo molto per il mondo, infatti saranno stati 50 i paesi visitati durante gli anni 70, per cui i rapporti molto stretti con oltre quelli che davano, che offrivano la solidarietà con Cile, non erano tanto chiari, perché un giorno stavamo qua, l'altro in Spagna, poi in Messico, negli Stati Uniti, in Giappone, in Australia. Però seguivamo noi attentamente tutto quello che succedeva, anche perché nei nostri concerti c'era vedevamo come la situazione dei movimenti e della lotta politica italiana si sentiva, cioè quando l'autonomia, operaio, ad esempio, voleva entrare ai nostri concerti gratis, no? E hanno fatto un tremendo, qualche volta anche una distruzione nei nostri concerti. Poi io seguivo un po' questo nostro, un po' connazionale, come Paolo Ciavi, per cui sapevamo che dei suoi disegni, postura grafica, attività artistica, però oltre questo il ricordo che io ho era di questa gente che un po' copriva le strade, le piazze, questa ribellione in fondo, che era un po' il segno di tutta quella decada. Altre due domande.
cosa ci regalano per i 50 anni di Limani? Musica. No, non avevo dubbi. La musica, noi siamo un gruppo che palpita fortemente, che è nato un po' per questo, per un amore fortissimo verso le tradizioni popolari, che le tradizioni popolari che poi stanno all'origine del fenomeno della musica e dello sviluppo anche complesso della musica. E allora noi continuiamo, perché finché avremo energia così creativa, per dirlo in una forma, c'è un modo in cui gli itilimani possono continuare a fare musica. Questo, poi la musica popolare è legata, se tu la guardi bene, se l'ascolti con amore, legata alla vita della gente, alla vita della comunità, al destino della comunità. Per cui è lì, entriamo anche in un campo della politica, noi non possiamo un po' sottrarre il fenomeno dell'arte, della composizione musicale, al fenomeno e al destino della gente che lo fa, dei popoli. Quindi siamo lì, però facendo musica. Ultima domanda, ti trovi qui. Cosa ne pensi di questa mostra? Ah, bellissima! Bellissima, perché curiosamente le fotografie, i disegni rendono come l'arte, d'altronde, più che qualsiasi discorso. No? Tu guardi una bella fotografia e dentro c'è un universo ed è interessantissimo. Poi le fotografie in bianco e nero io le amo molto, perché c'è un modo poetico più chiaro, diciamo. E poi questi anni lì che sono tremendi, no? 77, 78, erano anni, per noi sono gli anni anche perché in cui cominciavamo a comporre musica, a creare un modo assai più nostro come gruppo, diciamo. E quindi io trovo una coerenza, guardando la mostra, che tra quello che noi facciamo e quello che fate voi. Ti ringrazio. No, niente, figurati.